Sì, io ringrazio il capogruppo Fedriga, ringrazio Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti per l'accoglienza che mi hanno fatto. Come ha detto Fedriga, il mio percorso lungo, ricordo a tutti, pochi lo sanno, che io sono già eletto in una lista che rappresenta l'intera coalizione, quindi già nel 2006, 8 e 13, quindi nel mio terzo mandato, sono stato eletto in una lista che rappresentava Fratelli d'Italia, Lega Nord e Forza Italia, quindi non è che mi sposto tanto. Voglio rimanere convintamente all'opposizione del mio ex compagno di scuola Matteo Renzi. Credo che dobbiamo prendere atto che gli elettorati a giro per il mondo stanno cambiando, gli elettori non sono più quelli di un tempo e credo che la sfida che sta mettendo in piedi Matteo Salvini sia la sfida giusta per poter arrivare al governo del Paese. Quindi aderisco convintamente al progetto. Vorrei anche dire che, come ha detto Fedriga, posso portare un modesto contributo di conoscenze e relazioni internazionali per far conoscere, voglio dire, il progetto di Matteo Salvini e quindi posso già annunciare che a breve avremo alcuni viaggi internazionali, tra cui uno negli Stati Uniti, dove andremo a incontrare personaggi insomma molto importanti e rilevanti e che non sono molto distanti da tante posizioni che stiamo prendendo come sfida, io la chiamo così, come sfida Salvini per il governo del Paese in materia economica, in materia di immigrazione, in materia di coesione sociale, soprattutto nel voler garantire un futuro al popolo italiano, un futuro di prosperità e sicurezza. Per cui io sono qua, spero di poter contribuire al meglio, non solo all'estero ma anche nella mia Toscana, dove, come sapete, parte il Giglio Magico. Tanti sono del Giglio Magico, sono persone che conosco bene da scuola, da attività professionali e quant'altro, quindi credo di poter avere anche quali sono gli anticorpi per poter sconfiggere questo virus che è il governo Renzi, che credo che faccia il male dell'Europa e dell'Italia. Grazie.